Lo scimpanzé aveva un'altra strada, ma avevano più o meno gli stessi geni. È difficile pensare in termini di geni che hanno reso l'uomo l'uomo e hanno costretto lo scimpanzé a rimanere scimpanzé. C'è qualcosa d'altro. Per esempio il fatto che quegli scimpanzé che erano destinati a diventare uomini hanno cominciato a mettersi insieme e hanno cominciato a proteggersi insieme dai nemici. Ecco, in questo senso c'è qualche idea che il senso morale potrebbe essere una conseguenza della selezione naturale. C'erano due domande, prima una ragazza e poi il dottor Venturi. Buongiorno, volevo chiedere... Un altro ancora. Volevo chiedere prego. La vostra opinione sulla seguente questione. Voi non credete che la sagacia con cui l'umanità sta cercando di debellare e combattere alcune malattie stia forzando i pilastri della selezione naturale, permettendo anche ad esseri non adeguati all'ambiente di sopravvivere? Grazie. Francesco. Beh, un esempio di questo, devo dire, anche qui ci sono due facce della stessa medaglia, sicuramente che sotto gli occhi di tutti è il problema, penso a questo si riferisca, della... per esempio dell'antibiotico resistenza, della resistenza ai pesticidi. Voi sapete tutti che nell'immediato dopoguerra è stato fatto un uso incredibile del DDT, come ricorderete. Nessuno ha pensato che questa era la maniera migliore per selezionare organismi resistenti al DDT, cosa che è successa puntualmente. Ma questo si verifica anche con gli erbicidi attuali. Nessuno riesce a comprendere sino in fondo che questa è la migliore strategia possibile per selezionare organismi resistenti. Il processo di farmacoresistenza, inteso in senso lato, è sotto gli occhi di tutti ed è un fenomeno tipicamente evoluzionistico. Voi sapete che non si ricercano più antibiotici, la ricerca sugli antibiotici è praticamente ferma, se non per quegli antibiotici attivi contro i batteri che sono diventati resistenti a tutto. Questo direi che è un tipico esempio. Abbiamo solo 7 minuti e vorremmo far parlare tutti quelli che vogliono parlare. Allora io direi di fare così. Fate delle domande brevissime. Noi prendiamo nota delle domande e poi rispondiamo a tutti insieme. Buongiorno. Potrebbe essere visto il cancro? Ossia, non ho capito, scusi. Il cancro potrebbe essere visto come quel fenomeno messo in atto da un tessuto di rispondere all'ambiente, ossia un tessuto che non è particolarmente idoneo a quell'ambiente, messo in atto per selezionare delle proteine, delle caratteristiche che gli permetterebbero di sopravvivere meglio. Come quel processo evoluzionistico messo in atto da un tessuto. Potrebbe essere visto Ok, così. Prego. Io mi riferisco all'ultima domanda sul senso morale fra il primate, cioè che ha dato origine alle scimmie e l'uomo. Ho letto di recente che l'uomo viveva questo primate viveva sulla pianta, sceso dalla pianta, ha potuto mettere i piedi in terra e quindi ha mantenuto le mani libere e quindi questo gli ha determinato le possibilità di sviluppare l'intelligenza. Io domando, è possibile che una variazione ambientale dalla pianta alla terra sia la causa dello sviluppo, sia giustifichi lo sviluppo dell'intelligenza e del senso morale che non okay. esiste nel... Ok, domanda volevo, molto bella, prego. Sì, volevo soltanto chiedere, dopo tutte queste conversazioni, se il fatto che noi e la nostra medicina cura gli individui giovani e quindi in età riproduttiva non significa una selezione alla rovescia e quindi selezioniamo persone non adatte ad affrontare il futuro. Grazie. Io invece volevo fare una domanda su quanto è stato detto in precedenza sui tumori e sull'utilizzo dei chemioterapici e sulla loro inefficacia, in quanto si è affermato che dal momento che esistono una eterogeneità genetica nella popolazione tumorale, ovviamente se abbiamo già una resistenza precedente all'assunzione del chemioterapico, ovviamente noi
avremo sicuramente comunque questa popolazione permanente. Ora io mi chiedo, ma se noi forniamo il chemioterapico, questo essendo un elemento comunque tossico, non può essere un elemento che allo stesso tempo determina la formazione di nuove mutazioni e di conseguenza indirizza comunque anche verso l'aumento di una varietà all'interno della popolazione tumorale? Ok, grazie. Io volevo fare una domanda al dottor Colotta. Quando ho parlato abbiamo visto la savana e i grattacieli, ancora quando parlate al DNA, se lei ha detto che l'ambiente esterno è mutato più velocemente rispetto al DNA, praticamente allora, se ho capito bene, una malattia come la mia, fra qualche generazione, un po' di generazione, ci sarà più. Grazie. Se tu rispondi per il cancro e l'ambiente, se curiamo solo gli individui giovani e i chemioterapici e le generazioni, e poi il dottor Perman risponde all'intelligenza. Whether someone can become intelligent because of the capacity to use hands, essentially. Possiamo rispondere prima lui, dopo tu metti tutto insieme. I want to answer some other questions too. Okay, great. Why don't you start? Well, I think the idea of cancer evolving in an environment is very important, and we need to remember that the environment in which our cells live determines whether they can survive and whether they can produce and make more cells. So if we think about the process of metastasis, and I'm sure Dr. Colotta can say more about this, certain cancers will metastasize to some organs but not to other organs, and that's probably because the environment in certain organs supports their growth, and in other environments, the same cancer cells are not able to grow. So in thinking about cancer, we do have to think about the relationship between the cells and the environment. And then I also wanted to say something about the treatment of young people. And I think it's important to remember that individual genes themselves are not good or bad. It's only how they interact in a whole organism that may make people susceptible to disease or less susceptible to disease. What evolutionary biologists have shown us is that not only are we a genetically diverse population, but this genetic diversity is really important both for our evolutionary history and for our future, because it's the genetic diversity that will enable us to respond to any future changes in the environment. And we don't know now what those environmental challenges will be or what genes might turn out to be beneficial. So I think with our level of knowledge now, there's no reason to think that treating people with genetic diseases is somehow harming the human gene pool. In fact, encouraging the diversity is probably a good thing. So let me stop with that for now. In maniera telegrafica, sì, è noto che alcuni chemioterapici in realtà arrecano danni al DNA. Quindi è noto che alcuni di questi potrebbero andare a danneggiare esattamente pezzi del DNA che poi sono responsabili del comportamento della cellula tumorale. E questo si limita solo ad alcuni chemioterapici in alcune circostanze specifiche, ma questo è noto, ma questo non si può generalizzare, ci mancherebbe altro. Per esempio alcuni chemioterapici si usano nelle leucemie, a volte possono dare neoplasie secondarie, come si dice, ma sono pochi casi. In linea generale i danni al DNA che il chemioterapico determina sono tali da uccidere la cellula, quindi dopo il problema non si pone più. Per quanto riguarda l'altra domanda, non ho ovviamente risposta a questa domanda, se non ricordando che l'evoluzione del genoma, come dicevo prima, richiede milioni di anni. Quindi in realtà potrebbe anche essere che di qui a... Però evidentemente in questo momento è difficile fare una previsione, è impossibile, insomma. Però concettualmente potrebbe starci.
Se volessimo dare un premio alla migliore idea che chiunque abbia mai avuto, il premio, prima ancora che a Newton, Einstein o chiunque altro, andrebbe certamente